Buonasera, 28esima giornata sia per il campionato di Serie D di calcio che per quello di Serie C di pallacanestro, quello che ci accingiamo a vivere in questo fine settimana, un fine settimana che per lo sport sanseverese vede in primo piano il Grand Prix Kinder più Sport di Scherma, che è in corso di svolgimento proprio alla Pala Castellana di San Severo, la settima edizione consecutiva di una tappa che viene assegnata dalla Feder Scherma al club del presidente Matteo Starace. Tantissimi ragazzi iscritti, un numero addirittura superiore a quello del record della passata stagione. Si parla di 500 ragazzi che scenderanno sulle pedane che sono state allestite nell'impianto sportivo al coperto più grande di Capitanata. Ma parliamo prima di calcio, parliamo del campionato di Serie D, quello che vedrà il San Severo giocare in casa dopo la sconfitta di domenica scorsa subita al Degli Ulivi di Andria per 1-0. Alle ore 15 al Ricciardelli affronterà la Scafatese. Il quadro completo della giornata: Potenza Grottaglie, Cavese Arzanese, Biceglie Pomigliano, Francavilla Brindisi, Taranto Fidelis Andria, Gelbison Monopoli, Puteolana Gallipoli, Manfredonia Sarnese, appunto San Severo Scafatese. Potenza che torna in casa dopo le polemiche di domenica scorsa per delle aggressioni denunciate dalla dirigenza della Potenza in occasione della trasferta a Gallipoli. La dirigenza gallipolina, bisogna dirlo, ha subito espresso solidarietà ai colleghi di Potenza, stigmatizzando un po' il comportamento di qualche tifoso di Gallipoli. Cavese che ha una ghiotta opportunità per continuare a macinare punti, per sperare ancora di dare un senso al proprio campionato, e lo fa ricevendo in casa l'Arzanese, una partita che si preannuncia piuttosto facile per la squadra di Cava dei Terreni, come piuttosto facile almeno sulla carta, la partita che affronterà il Biceglie in casa quando riceverà il Pomigliano. Anche qui un'opportunità per la formazione bicegliese di continuare a conquistare punti in classifica e restare a pieno diritto nella zona playoff per le promozioni, per la promozione in Lega Pro. Partita di cartello quella a Francavilla, dove una deludente Francavilla rispetto a quelle che erano le aspettative del campionato riceverà il Brindisi. Brindisi che ha bisogno di continuare a fare punti per sempre per la zona playoff. Il big match della giornata, o meglio quello che avrebbe potuto essere il big match della giornata, si disputerebbe allo Iacovone di Taranto tra il Taranto e la Fidelis Andria. Usiamo il condizionale perché a Taranto praticamente è successo di tutto e di più quando di inimmaginabile alla vigilia di una partita importante, alla vigilia di una partita che potrebbe decidere la stagione proprio della squadra tarantina. Ci sono state prima la risoluzione consensuale con il responsabile dell'area tecnica Montervino, subito dopo il terremoto con le dimissioni di mister Montervino e di tutto il suo staff tecnico, con il presidente Campitiello che in un'intervista ha chiarito un po' la situazione con Montervino, che si era un po' lamentato di un'eccessiva presenza di Campitiello all'interno dello spogliatoio, comunque nei discorsi tecnici della gestione della squadra. Campitiello che ha assicurato il suo impegno fino a fine stagione, e qui magari lascia diverse chiavi di lettura. Ha assicurato l'impegno fino a fine stagione, ma evidentemente non altrettanto per il prossimo campionato. Ci sono già delle previsioni di cessione del titolo, quindi una situazione quanto mai ancora più esplosiva di quello che già è successo nel corso della settimana a Taranto, alla vigilia di una partita come quella con la capolista Fidelis Andria, partita che sarà vietata ai tifosi andriesi. Quindi ancora una volta lo sport che a nostro avviso perde il suo senso con un divieto al pubblico ad assistere a uno spettacolo che poi
si prepara proprio per mandarlo in scena al cospetto dei tifosi. Gelbison Monopoli, una partita che vedrà ancora il Monopoli quale marcia di avvicinamento alla finale di Coppa Italia che si disputerà il 15 aprile al Bozzi di Firenze, finale di Coppa Italia che la formazione biancoverde disputerà con la Correggese. Il presidente del Monopoli ha cercato di chiedere lo spostamento della sede e della data per permettere ai propri tifosi, ma anche ai tifosi della Correggese, di poter seguire con maggiore comodità e con maggior numero ad un appuntamento importante come quello di una finale nazionale di Coppa Italia. È arrivata la risposta negativa da parte della Federcalcio, da parte della Lega, perché comunque è stato già messo in moto una macchina organizzativa in collaborazione con le forze dell'ordine di Firenze, per cui cambiamenti in questo momento non se ne possono più fare, per cui confermiamo la partita, la finale si disputerà il 15 aprile allo stadio Bozzi di Firenze. Puteolana Gallipoli, una partita interlocutoria quella tra le due squadre, anche se la Puteolana deve conquistare punti, ma il Gallipoli ormai è squadra che scende in campo senza aver più nulla da chiedere, nulla da perdere, per cui con la freschezza e con la tranquillità potrebbe avere vita facile sul campo di Pozzuoli. Manfredonia che ritorna a giocare in casa al Miramare, affronta la Sarnese. Sarnese che ha fatto del fair play la partecipazione in questo campionato di Serie D con la squadra che a fine partita è sempre andata a salutare i tifosi della squadra avversaria con applausi da metà campo indirizzati ai supporteri della squadra che di volta in volta hanno affrontato. A Ricciardelli, dicevamo, alle ore 15 il San Severo affronterà la Scafatese, uno scontro diretto, quello per conquistare punti, per provare a tirarsi fuori dalle zone play-out per evitare la retrocessione nel massimo campionato regionale, partita che sarà diretta da Francesco Di Paolo di Chieti, con il San Severo che viene da una stangata del giudice sportivo a seguito della partita disputata e persa domenica scorsa ad Andria per un gol considerato in fuorigioco o viziato da un fallo di mano da parte di un giocatore della Fidelis Andria, le proteste che hanno comportato una multa di 800 euro per lancio di una bottiglietta d'acqua che è giunta praticamente a 4-5 metri dalla bandierina del calcio d'angolo, l'inibizione fino all'8 aprile per il dirigente Pierluigi Marino per espressioni riguardose nei confronti della terna arbitrale, stessa inibizione per il massaggiatore Gino Barone per protesta, due giornate di squalifica per mister Severo De Felice per aver scagliato un pugno contro la propria panchina in segno di protesta, una giornata di squalifica ai giocatori Sorriso e Di Rienzo perché erano in diffida, sono stati ammoniti e quindi dovranno stare fermi nella partita in programma domani. Per quanto riguarda la Scafatese, la squadra dovrebbe giungere a San Severo senza Manzo, colpito dalla febbre, senza Giordano per infortunio, mentre potrebbe essere utilizzato il giovanissimo bomber Venditto, di cui si parla un gran bene. A fine stagione il padrone Baiano ha già comunicato che è in procinto di cedere il titolo ad una città vicina a Scafatese, per cui il calcio scafatese potrebbe perdere una ennesima realtà. Ricordiamo che questa non è la prima squadra di Scafati, e quella gloriosa disputa qualche categoria inferiore a questa del campionato di Serie D. Per il San Severo Calcio c'è ormai lo sappiamo più che bene la esigenza di conquistare punti per tirarsi fuori dai playoff, dai playout. Come lo fa il San Severo? Come potrebbe farlo? Potrebbe farlo o accorciando o superando il Francavilla, che è la squadra che ha nel mirino,
che attualmente è l'ultima formazione che si salverebbe evitando i play-out. Rispetto a Francavilla ha 3 punti da recuperare, ma non basta raggiungerla, perché per effetto del confronto diretto dovrà anche scavalcarla in classifica, oppure conquistando, chiudendo al termine della stagione regolare con più di 8 punti, con almeno più di 8 punti di vantaggio rispetto alla formazione che andrebbe ad abbinarsi nei play-out. E questa situazione è, se vogliamo, ancora più difficile rispetto alla prima soluzione, quella di fare la corsa sul Francavilla. Quindi ricapitoliamo l'appuntamento domani alle ore 15, l'orario standard torna alle 15 per l'ingresso dell'ora legale, quindi le partite che normalmente nel periodo invernale sono in programma alle 14:30, dalla primavera si hanno il fischio d'inizio alle ore 15 e quindi anche la partita in programma al Ricciardelli di San Severo. Voltiamo pagina, parliamo di pallacanestro, parliamo del campionato di Serie C nel girone H, dove delle 5 formazioni pugliesi 3 giocheranno in casa, 2 in trasferta, con la Castellano Cerignola che affronta nel derby la Cestisti Costuni. Ma il quadro completo possiamo mandarlo in onda della 28esima giornata del campionato, con appunto Cerignolo Ostuni, Lottitrani, Gemmea Pozzuoli, Magic Team Benevento, Tiber Volvers Potenza, Cilento Agropoli, TNT Stabia, Nuova Pallacanestro Nardò, Pink Basket Bernalda, Partenope Napoli, Cesarano Scafati, Megari di Napoli, Allianz San Severo, riposa la Gusta Rosso Sarno. Partita quindi che turno che dovrebbe essere interlocutorio, il terz'ultimo turno della prima fase del campionato, dove le prime in classifica dovrebbero tutte vincere secondo le previsioni, con Trani che ospiterà la GMA Pozzuoli al Palassi, la Cesarano Scafati che andrà a rendere visita alla Partenope Napoli, l'Allianz San Severo che andrà a rendere visita all'altra formazione napoletana, la Megari de Napoli. L'unica che dovrebbe essere penalizzata da questo turno è la Gusta Rosso Sarno, che sicuramente non farà punti perché osserverà il suo turno di riposo prima di un finale di campionato che vedrà incrociarsi tra di loro proprio le dirette inseguitrici dell'Allianz San Severo, che ricordiamo guida la classifica a 40 punti, alle sue spalle ci sono Trani, Scafati e Sarno, e proprio queste ultime tre nelle ultime 2 giornate si incroceranno tra di loro in scontri fratricida, scusate, in cui anche un solo canestro, anche un solo punto potrebbe essere determinante per l'accesso alla seconda fase del campionato. Allianz San Severo che dovrà riscattarsi evidentemente dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa per mano della Castellano Cerignola, una sconfitta che ha fatto perdere l'imbattibilità casalinga alla formazione di coach Piero Cohen, che ha dovuto scontare le assenze di menzione di Francesco Cota. Per domani, mentre Cota potrà essere in campo recuperato dall'infortunio alla caviglia, mentre menzione dovrà ancora scontare l'inibizione fino a giorno 30, per cui un recupero per coach Piero Cohen. Ma la Megari di Napoli è formazione che fino ad ora ha conquistato soltanto 4 punti, 4 vittorie delle partite fin qui disputate, per cui non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile per la squadra sanseverese, che ricordiamo proprio a Napoli, ma sul fronte Partenope, ha subito forse la sconfitta più clamorosa delle 5 stagionali, proprio quella per mano della Partenope Napoli. E anche lì coach Piero Cohen lamentò un calo di tensione da parte dei suoi giocatori, quel calo di tensione che c'è stato anche domenica scorsa nella partita persa in casa con la Castellano Cerignola. In settimana la squadra si è allenata al completo, quindi non ci dovrebbero essere problemi di carattere fisico per coach Piero Cohen, che ha dovuto completare gli allenamenti nella palestra dell'Istituto Agrario, vista l'indisponibilità in questi ultimi 2 giorni del Pallacastellana, proprio per l'impiego dell'impianto sanseverese per la manifestazione di scherma. Partenza quindi domani mattina alla volta di Napoli per
la penultima trasferta stagionale. Ricordiamo, successivamente a questo turno l'Allianz ospiterà in casa la Magic Team 92 Benevento per la penultima giornata, poi per l'ultima giornata trasferta ancora in Campania sul campo del Cilento Basket Agropoli. Sarà la giornata che chiuderà la prima fase del campionato, quella che sancirà le prime tre formazioni che avranno conquistato il diritto a disputare la seconda fase. Ricordiamo che l'Allianz San Severo bastano due vittorie per assicurarsi matematicamente, indipendentemente dai risultati che faranno le immediate inseguitrici, per assicurarsi matematicamente il primo posto in classifica. In questo caso andrebbe ad affrontare la prima del girone siciliano calabrese, in questo caso, in questo momento, è la Zanella Cefalù di coach Flavio Priulla, la squadra che la formazione sanseverese ha già affrontato nei preliminari per l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Poi affronterebbe la terza del girone laziale, che è un po' una lotta tra Valmontone e Formia, e poi affronterebbe la terza del girone abruzzese marchigiano, e anche qui è una lotta tra Falconara e Campri, due formazioni che sono alle spalle della capolista indiscussa Weir Basket Ortona di coach Sorgentone. Quindi tutto che è ancora da stabilirsi, non soltanto nel girone dell'Allianz San Severo, ma anche negli altri gironi. Quindi bisognerà ancora attendere qualche altra giornata ancora prima di conoscere i verdetti definitivi e quindi gli abbinamenti della seconda fase del campionato. E allora, quindi, salto a due alle ore 18 nell'impianto sportivo della Megari de Napoli per quello che potrebbe essere il primo dei due match point che l'Allianz San Severo deve mettere a segno per chiudere al primo posto in classifica questa prima fase della stagione, così come sta meritando per quello che ha fatto vedere in campo nell'arco di tutto questo campionato. Ma non solo calcio e pallacanestro a San Severo in questo fine settimana, ma non soltanto scherma per quello che si sta disputando, che è in corso di svolgimento al Pala Castellana di San Severo, ma sta praticamente per volgere al termine un seminario di Wing Chun Kung Fu organizzato dalla IMAA, International Martial Arts Alliance, in via San Nicola 59 a San Severo, da parte di Gino De Leo, instancabile preparatore atletico, tra l'altro anche dell'Allianz San Severo. Un appuntamento importante, un appuntamento in cui si può andare anche a provare ad approcciare a questo sport, che potrebbe essere, potrebbe tornare utile anche nella vita. Ritorniamo quindi a quello che è l'appuntamento, la settima edizione consecutiva, il settimo appuntamento consecutivo del Grand Prix Kinder più Sport, riservato ai ragazzi di Sciabola sia maschile che femminile under 14, in corso di svolgimento al Pala Castellana di San Severo, con una già bellissima cornice di pubblico nella giornata di sabato. Per domani ci aspettiamo evidentemente un afflusso ancora maggiore, sia in termini di partecipanti rispetto a quelli che sono gli iscritti, che ricordiamo ancora una volta sono di gran lunga superiore a quelli che sono stati gli iscritti delle passate stagioni, sia in termini di personaggi anche importanti che ci aspettiamo possano giungere al Pala Castellana, tra cui sono attese anche le presenze del presidente nazionale della FIS, del presidente regionale, del comitato regionale, di altre rappresentanze istituzionali, anche dell'amministrazione comunale, delle amministrazioni dell'amministrazione provinciale. Quindi un appuntamento di prestigio che sta diventando, anzi che è diventato, come ci dicevano gli stessi esponenti della Federscherma, che è diventato un appuntamento importante, un appuntamento fisso della scherma giovanile nazionale. Come ha rimarcato in occasione della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta nel corso della settimana a Palazzo Celestini il presidente del club scherma Matteo Starace, tutti gli sciabolatori che fanno parte delle varie nazionali sono passati
da questa manifestazione, da una manifestazione in termini di circuito che da 7 anni fa tappa a San Severo e nella fattispecie tutti hanno partecipato ad una tappa sanseverese, quindi evidentemente dal punto di vista tecnico è anche un appuntamento di eccellenza per la scherma nazionale, ma il club scherma Sansevero, che evidentemente non è soltanto organizzazione di queste manifestazioni ma è anche e soprattutto fucina di giovani campioni, ma di questo evidentemente ve ne parleremo in maniera approfondita nello speciale che vi trasmetterò. Metteremo lunedì sera con inizio al termine del nostro appuntamento con Tutto Sport alle ore 20:30. Noi siamo praticamente in dirittura d'arrivo, tra qualche istante il consueto Marcord giallo-nero in cui vi trasmetteremo la partita dei play-out, gara 3 dei play-out disputata dalla cestistica San Severo, allora targata Enoagrim, vinta al Pala Castellana di San Severo con la Bauer Matera, valida per evitare la retrocessione dal terzo campionato nazionale, una partita in cui molti si potranno riconoscere, lo potranno ricordare per quelle che sono state le emozioni allora vissute alla Pala Castellana di San Severo. Il riepilogo: San Severo Calcio impegnato al Ricciardelli alle ore 15 con la Scafatese per la 28ª giornata del campionato di Serie D di calcio, Allianz Basket Città di San Severo che sempre per la 28ª giornata del campionato di pallacanestro affronterà la trasferta sul campo della Megaride Napoli. Per lo sport è tutto, buon divertimento con Enoagrim Bauer Matera, grazie per la gentile attenzione, buon weekend e buon sport a tutti.